Perché quest'oggi vi porto una partita su Age of Empires 3? E appunto perché ci permette di parlare in maniera importante e un attimino più approfondita di come potrebbero essere gestiti i game all'interno di Age of Empires 4. Lo sappiamo, è uscita fuori questa beta e io devo essere sincero, mi sono trovato molto in disaccordo su quello che molte testate specialistiche hanno scritto, no? Sul... Ok. Su come è stato portato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come 2 contro 2? Ah, era un 1 contro 1, anche se c'era scritto 2 contro 2. Io mi ricordo che c'era scritto chiaramente 2 contro 2. Sì, graficamente non è niente male. Quale preferisce ambientazione storica? Io solitamente il primo. Sì, il primo era molto carino, ma il 2 tutta la vita. Ha un equilibrio che pochi titoli hanno. Davvero molto, molto pochi. E secondo me questa visione, il fatto che possiamo metterci qua e osservare la situazione un attimino dall'alto, forse ci potrebbe permettere di apprezzare un attimino di più cosa potrebbe venire fuori da uno scontro tra due player che di Age of Empires obiettivamente ne masticano un po'. Io, come ho già detto, mi sono trovato forte disaccordo contro quello che dicevano molte testate specialistiche come Age of Empires 4, il re è tornato, le meccaniche assolutissimamente moderne, non ti fanno rimpiangere di nulla, incredibile, meraviglioso, queste nuove civ, il colpo di grafica, le possibilità strategiche. Io non ho visto quello che loro hanno visto, ma obiettivamente è giusto capire, leggere e poi magari mutare la nostra idea. Inoltre, secondo me, Age 3, vedi, non ha tutte quelle scoscesità, quelle montagne un po' fastidiose di Age 4, quindi con uno zoom più alto, ancora più alto di questo, perché sono già al massimo, io penso che potrebbe essere buono. Inoltre, io devo essere sincero, il fatto di prendere queste, no, rotte commerciali era buono. Un altro fattore strategico, economico, che meritava tanto. Quello che devo essere sincero e che non mi è mai piaciuto più di tanto è che ti dà poche possibilità di chiuderti Age 4. Non hai questa possibilità di mettere qual muro, no? Perché sulla strada non lo puoi costruire il muro, per cui l'unica opzione che puoi per fare il muro è proprio farlo tondo. Non hai altre possibilità. Forse è questo che mi ha lasciato un po' stordito. Forse anche queste foreste, un attimino così, troppo rarefatte, troppo aperte, che obiettivamente non ti permettono di chiuderti o avere la sicurezza di mettere i tuoi abitanti del villaggio a fare un po' di legna, e non ti fa respirare quei momenti di attesa. Certo è che è vero che le risorse si accumulano più velocemente e quindi in sé per sé il game è molto più veloce che se non della partita che abbiamo visto prima di Peppino o altri, dove passano anche 12 minuti prima dell'arrivo di qualche schiaccino militare, no? Avere 3 risorse invece che 4, anche qui, non mi disturba più di tanto. Io voglio essere sincero, sebbene Age 3 non sia apprezzato dai player, anche il prendersi queste cose, il tesoro di madre natura, avere questi punti esperienza, avere le carte, giocare con una strategia sulle carte, è strategia in game. Potresti puntare tutto su un fattore economico, oppure su un fattore militare, oppure su una difesa. Basta castelli o costruite a sbuffo a destra e sinistra, no? Devo essere sincero,
quando inizio a vedere che Age diventa un gioco un po' lunghetto e anche alle volte un po' monotono, penso che Age 3 potrebbe essere un gioco molto più veloce, immediato, meno difensivo, ma allo stesso tempo più strategico. Ok? Poi poi il fatto che piacciono la polvere da sparo o altro è una questione puramente personale. Ok? Ma vedete come il blu si è piazzato? Caserme qua vicino. Prendi una posizione per magari il prossimo punto di commercio. Ecco, sì, quello che non abbiamo apprezzato secondo me è che si spostava molto verso un'età industriale, polvere da sparo o altro di questo genere. Secondo me è questo che gli è mancato. E anche un buon supporto multiplayer, nel senso che serviva proprio ascoltare di più la community, magari con la minimappa, magari con non questa visione un po' sferica, e eccetera, eccetera, eccetera. Però, sesto minuto che sto registrando e abbiamo player. Abbiamo già un game, abbiamo già un incontro. Forse, ragazzi, con uno sponsor importante voglia un attimino di portarlo, un po' di podcasting, da un po' di persone. Ecco perché molte volte alcuni titoli come StarCraft, chi lo portava StarCraft in Italia? Chi ve lo raccontava? Eppure in Corea andava forte. Ma nessuno ha mai pensato di contattare un piccolo YouTuber, o piccoli YouTuber come voi, come tanti altri, e dirgli: facciamo qualcosa, creiamo, mettiamo giù un torneo, due, vediamo chi ci segue. Un progetto anche sul lungo periodo, devo essere sincero. Ma, comprendete che se avevi... Ecco il muro, fratelli. Sì. Ma comprendete, guardate come ha girato e come arriva sotto. Di come le carte gestite da questo player siano state fatte bene. La presa di posizione, l'aggiramento. A poco servono i muri in questo titolo, a poco serve il castello. E penso obiettivamente che ci fosse il potenziale. Non l'ho mai apprezzato per tante questioni. Infatti il replay sta quasi per finire. Ma è chiaro. Uno attacca da una parte e una dall'altra. Non si può mai star calmi. Ecco, un'altra cosa divertentissima dei gameplay di Age è che non impari, non smetti mai di emozionarti. Alle volte si ha delle prese di posizione sul titolo del "Ehi, faccio cagare!" Ma non è seguito. Non è seguito perché magari non hai visto dei bei gameplay. Non è seguito perché magari non è stato strutturato bene il multiplayer. Non è seguito perché non c'è stato nessuno che ti ha dato una mano. Però arrivare nell'ultima era con i Mitra, come dici tu, Berserk, non è cosa facile. Ci vuole tempo, gestione e tanto altro. Vedi, non smetti mai. Quale carte che lui ha riversato sono sicuramente più potenti e le ha gestite meglio. Il fuoco è divino. Davvero penso che sia fatto molto bene anche il fatto che cadano le costruzioni o questo fattore difensivo e tanto altro. Io dico solo, se ci fosse stata una community, un influencer che avesse portato un po' più di gameplay di Age 3, forse in questo preciso momento, scusate che vado nell'hub della comunità di Age,
non lo starebbero giocando solo 4.000 persone. Lo starebbe giocando 10.000 persone. Un numero abbastanza vicino a quello che sta facendo Age. Con la gestione delle carte, con la gestione dell'economia, magari anche una gestione migliore delle mappe, ecco, devo essere sincero, le mappe non hanno aiutato, non aiutano i player, quelli base, non li aiutano a rallentare il tempo. Infatti quelli base utilizzano la foresta nera, il tunnel dell'Amazzonia, il nascondiglio. Qua quelle mappe non ci sono. E questo che cosa vuol dire? Che i player che non conoscono il gioco, non sono avvezzi, non si sono buttati proprio col naso dentro la patata, obiettivamente non li sanno utilizzare bene. E quindi basta un flank, bastano due carte fatte bene, basta un push aggressivo e voilà. Forse l'abbiamo un po' sottovalutato, ma hai ragione. L'abbiamo sottovalutato. E ho anche io, ammetto, devo essere sincero, questo video mi serve anche per fare un po' il mea culpa, mi sono buttato un po' troppo a capofitto su ciò che mi fa cagare di Age 4. Ho puntato tutto sulla grafica, ho puntato tutto sul fattore strategia, che obiettivamente non c'è niente di diverso da quello che facevamo. Lo zoom. E poco altro. Ah, se sistemiamo la mappa, sistemiamo lo zoom, sistemiamo un po' le strategie, lo split, oppure possiamo mettere noi delle strategie, oppure la mappa, le civiltà sono così particolari da appunto dire che bello ogni singolo game. Io faccio mea culpa, ragazzi, il primo a fare mea culpa, il mea grandissima colpa. Comunque sia, questo game ci ha dimostrato obiettivamente uno squilibrio importante tra questi due player, ma che Age 3 forse non è così brutto come pensiamo.